appreso adesso, qualche minuto fa, che è uscito questo dispositivo nel quale sia io che Enzo dovremmo essere, o siamo, no, dovremmo, siamo indagati per una eventuale frode sportiva. Non abbiamo letto ancora gli atti, non sappiamo che cosa c'è, non sappiamo chi l'ha detto, non sappiamo che cosa hanno in mano i nostri inquirenti, però insomma prendiamo per buono quello che c'è scritto nel dispositivo e leggeremo le carte. Qualcuno ci dovrà sentire, immagino, visto che siamo, tra virgolette, indagati. Ci dovrà sentire perché le cose più importanti, secondo me, che devono venire fuori e che sono l'assoluta verità di questa situazione è che qualcuno dovrà chiedere a questi signori con i quali avremmo fatto questa combine, dovrebbero chiedere evidentemente se conoscevano Taccone, se l'hanno mai visto, se l'hanno mai sentito per telefono, se l'hanno incontrato a un ristorante, se l'hanno incontrato in una bettola, se l'hanno visto non so dove, insomma, prima della partita. La risposta è no per tutti. La risposta è no per me, per quanto mi riguarda, né con il presidente, né con il loro direttore sportivo, e ho avuto il piacere di conoscerli esattamente forse una mezz'ora, 40 minuti prima che iniziasse la partita. Sono arrivato, sono andato negli spogliatoi dei ragazzi a Catanzaro, sono entrato sul campo e mi hanno presentato il presidente del Catanzaro e il direttore sportivo, che non avevo mai visto in vita mia, non avevo mai sentito in vita mia, con il quale non ci siamo scambiati nessun tipo di messaggio. Punto. Quindi state tranquilli che intercettazioni, Taccone, non ce ne sono, non ce ne possono essere. Ma la giustizia si muove in questo modo, la cosa non mi spaventa né mi lascia, voglio dire, né perplesso né tranquillo, insomma, la situazione è questa. Lei sa meglio di me che sui tribunali non sono spesso i giudici che parlano, ma sono gli uscieri, quell'altro, fanno uscire le notizie, hanno rapporti con giornalisti, hanno rapporti con chi poi deve diffondere queste notizie, perché sicuramente non lo può fare il magistrato, perché il magistrato è tenuto a segreto di ufficio. Quindi escono fuori queste notizie, le diffondono, ma in Italia è fatta così. Cioè, se pensate che io approvi questi metodi, la risposta è no, ma se pensate che io li debba combattere, assolutamente no, perché so bene che questo è quello che succede in tutti i tribunali. Cioè, sono assolutamente libero da questa situazione, per cui questa è ancora più tranquilla di quella delle partite in precedenza oggetto di un'eventuale combine. Ma la cosa che mi lascia più perplesso in tutto questo è che ho letto che ci sarebbe anche un giocatore, il quale avrebbe sbagliato due gol. Ma scusate, a questo punto allora ogni giocatore che sbaglia un gol è soggetto o potrebbe essere incriminato perché l'ha fatto volutamente. E che dobbiamo dire allora che il nostro Insigne ci ha fatto un gol bellissimo e ci stava buttando in Serie C? Allora quello non era combinato. Oppure fra 3-4 anni uscirà fuori che la partita Avellino-Latina che abbiamo giocato una settimana fa era combinata perché dovevamo vincere. Ma ragazzi, guardassero le cose serie, e lo dico senza mezzi termini, guardassero la partita della Ternana, la guardassero attentamente e non guardassero le cose nostre. Perché un giocatore che arriva, tira in porta e sbaglia il gol, non è che può essere incriminato perché ha fatto la combina. Ragazzi, ma veramente siamo nel mondo delle fantasie. Allora, i tifosi però non si devono preoccupare assolutamente. Perché mentre allora si parlava di intercettazioni, eccetera, quando io non sono, credo che non ci sia niente, perché non esiste nulla per noi. Quindi questo lo posso dire a chiare lettere, lo posso dire guardando tutti negli occhi con grande tranquillità, perché fino adesso ci sono delle indagini, ve le dico prima che escono le indagini. Noi non c'entriamo niente, punto. Questo è certo. Allora neanche a loro c'entravamo, però c'erano intercettazioni per le quali non sapevi che cosa avevano fatto con dei nostri tesserati. Oggi siamo io e De Vito, scusate, ma era normale che io e De Vito facciamo delle cose contro l'Avellino. Assolutamente no. Soltanto chi non ha mai fatto calcio, solo chi non conosce il calcio, non sa di queste cose. Queste cose non le fanno i dirigenti. Queste cose, se si devono scambiare un favore, lo fanno i giocatori in campo, ma lo fanno in maniera implicita, non è che si parlano, non è che dicono guarda che io voglio vincere, voglio perdere, ma non è così. Ricordo sempre la famosa partita Milan-Udinese, che il Milan doveva pareggiare e prendere un punto. Si sono messi a giocare intorno a 20 metri, 22 giocatori, pure i portieri stavano in mezzo al campo, che si passava una palla, io passo a me, tu passi a te. Ma sono cose che decidono eventualmente i giocatori, che c'entrano, le società, e non ci sono combine, nella maniera più totale. La combine è quando tu hai un tornaconto personale. Allora che fai? Scommessi come la volta scorsa. Allora c'era una cosa seria, perché si è parlato di scommesse fatte, si è parlato di soldi investiti, soldi guadagnati, e quindi tutto sommato ci siamo dovuti difendere con grande forza. Questa volta è un pur parler, ma veramente un pur parler che non ha nessun senso. Tra l'altro non so neanche il presidente del Catanzaro perché è agli arresti domiciliari. La risposta è assolutamente no.
perché non c'entro niente, mentre prima lì dovevo entrare come responsabilità oggettiva e quindi poteva capitarmi, cosa ci è capitato, di avere dei punti di penalizzazione per cose che avrebbero fatto, uso il condizionale, altre persone. Qui siamo indagati io e Enzo, quindi siamo indagati la società, perché io Enzo lo faccio parte della società, anche se non è un socio. E quindi è chiaro che questa cosa mi dà fastidio, ma sono altrettanto sicuro che non avremo il minimo fastidio su questa procedura, su questo procedimento, per cui non mi fa cambiare idea assolutamente questa cosa. Thank you.